Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, stamattina mi sono alzato e tutto, ho messo Sherry giù, poi ho detto dai faccio colazione, tanto lei solitamente tiene. Poi stavo mettendo via la roba, ho detto dai, avevo acceso il termotop e tutto, stavo mettendo via la ciotola e tutto, ho detto dai adesso mi vesto e la porto fuori. Ho sentito, era il mio piede che si bagnava contro qualcosa, ho detto ma non è l'acqua, l'acqua era di là, come ha fatto a bagnarsi il tappeto, invece aveva fatto la pipì. È una cosa che non succede mai, però ho detto vabbè tiene, aspetta un attimo, e invece voleva uscire. Poco male, scrivete nei commenti che sono un maltrattatore di cani che non la porta fuori per 12 ore. E niente, quindi la missione di oggi è trovare un altro posto simile a quello di ieri, vicino a Tana, per ora sono a Berlevag per fare un bucato e lavare i tappeti e tutto. So anche dove andare, perché l'idea è quella di andare a Vardo, ma è a 4 ore da qua, quindi penso che farò una tappa in mezzo, tanto non ho grossa fretta, c'è il tappeto che è un po' sporco di pipì, ma poco importa. Intanto la roba che avevo steso ieri qua si è asciugata quasi completamente, sono molto contento. Non pensavo, anche perché la cabina è un po' più fredda. Molti di voi mi diranno, mi hanno detto, perché non le metti in bagno? Perché non c'è spazio. Perché in realtà su Westfalia, anni fa a Düsseldorf, vidi uno stendino tipo pieghevole di lato, solo che io da un lato ho le luci e tutto, dall'altra ho lo specchio, quindi dovrei cambiare lo specchio, metterne uno più piccolo, ancorare dietro. Sarebbe una soluzione comoda, però qua mi trovo bene, anche perché viaggiando da solo, io quando mi fermo stendo tutto qua davanti, i due sedili diventano praticamente inutilizzabili, ma tanto io mi siedo dietro, quindi non me ne frega nulla. Allora, qua è ghiaccio puro. Prima non l'ho detto, ma ho fatto un volo alla Fantozzi, perché tanto i chiodi non servono. Molto vento, strada sul mare ovviamente super ghiacciata. Oggi altra giornata di quelle in cui bisogna fare super 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 attenzione. Noi andiamo con calma, bassi giri, cerchiamo di accelerare poco, di frenare poco, di rallentare con freno motore in curva e cercare per quanto possibile di tenersi un margine di errore chiudendo un po' le curve. E poi adesso andiamo più piano e vediamo com'è la situa. Penso molto molto slippery, ma molto molto. Noi comunque non abbiamo fretta e quindi chi va piano va sano e va lontano. Me lo dicevano sempre quando ero piccolo e forse avevano ragione. Dovrebbero esserci i bagni, ma secondo me sono chiusi. Non so cosa dire esattamente. Qui ci sarà scritto di tener pulito, qui cosa hanno messo? Boh, c'è la doccia. Ma non ci credo. Qui c'è questo attacco. Quindi no, però è fatto diverso. Non so se riusciamo a caricare l'acqua da qua. Ah no, sì, perché mettiamo il pifferino lì. Puff. Bisogna vedere solo come distanza se ci arriviamo. E top, questo lo segno sulla mappa magica. Ovviamente non tanto come punto sosta, perché è tipo una zona industriale, ma per
per fare carico, comunque andare in bagno. Qui non posso scaricare il cesso, ovviamente, perché farei un disastro. Però, cioè, c'è la doccia. Ma raga, io non ci credo. Cioè, ma che figata! Tutto ciò gratis, ovviamente. Di cose. Oggi giornata bella tosta, però visto che devo lavare queste cose qua ne approfitto e approfitto di questo bellissimo bagno, questa bellissima accoglienza nordica per lavare due cosine. Allora, sto lavando un po' di vestiti, come potete vedere, sto facendo la scrubba qua dentro, mi sa che la farò la così dentro, almeno dentro il lavandino perché è grande, almeno non sporco in giro. È un posto veramente pulito, già solo essere entrato e aver sporcato le virgolette di neve mi dispiace perché è veramente veramente pulito. E per chi viaggia come me in camper, in macchina ancora di più, cioè pensate ad arrivare in macchina che boh, uno magari non vuole andare in campeggio, non a cazzi, arriva, doccia, caldo, cioè guardate che roba, che roba, che roba. Cioè, ovviamente c'è tutto, c'è la corrente. Tra l'altro adesso sta, cioè, il tempo è, cambia in un attimo, sta tipo grandinando. E la cosa bella o brutta del nord è che il tempo, cioè guardate, sono pieno già di cose, il tempo cambia in un attimo. Eccomi, allora ho lavato il tappetone grande e i due tappeti rossi, quelli più piccoli. Non sono giganti, però quello grande è abbastanza grande. Non so con quale ottimismo li abbia lavati, però ci ha pisciato sopra scerie, quindi mi sembrava giusto lavarli. Metto quelli due grandi, quei due più piccoli sopra apposta, perché così se quelli si sporcano li lavo più facilmente. Quello grande sotto è più difficile da lavare, però adesso li metto in bagno, non li stendo neanche. Poi tra un'ora o due quando mi fermerò li metterò davanti stesi e mi auguro che nel giro di 24 ore si possano asciugare. Viaggiando da solo non è un grosso problema, anche se occuperanno un po' di spazio, ma sti cazzi. Se proprio sarà piena la dinette mi metterò a mangiare, a lavorare in... come si dice? Sul letto. Sì, non è comodissimo, ma questa è la van life. Però quella vera, non quella che vi fanno vedere su TikTok, come i post instagrammabili dove è tutto bello, le lucine, il fuocherello, il camper aperto. Mi fa scassare quando vedo su Instagram le storie, le foto, quelle, i video, i reel, fighissime, con la nevicata in corso tutto aperto. E che cazzo fai? Ma non è reale. Ma se apri 2 minuti entra tutto il freddo, cioè in 2 minuti hai 15 gradi in meno. È una troiata. Poi per carità, bello per fare i like, però non è reale. Allora, ora è 13.52, se fosse rimasto il tempo di prima probabilmente ci sarebbe molta più visibilità, molta più luce, però il nord è così, il tempo è già cambiato 18 volte da questa mattina. Ne ho approfittato per fare un bel bucato in quel posto che vi ho appena fatto vedere. A Tanabru mancano 124 km. Allora, l'idea è quella di andare verso Vardo, dove c'è un'altra, tra l'altro, dove c'è un'altra area di sosta molto carina. Che poi vi farò vedere. È chiusa, devi mandare un messaggio e te la apro. Una cosa fatta bene. Questo posto qua mi è piaciuto molto. Ah, non ho caricato l'acqua, vabbè, ma acqua in realtà ne ho, la carico poi domani. Non ho caricato l'acqua del camper, ma ho solo fatto una doccia ieri, lavato un po' di roba, quindi ho consumato 20 litri, 25. E basta, cosa dire? Ho lavato quelle robe che sarebbe stata, che sarebbero state impossibili. Impossibili no, ma molto difficili da lavare all'interno del camper, sia come spazi che come consumo di acqua, perché comunque ho utilizzato un po' d'acqua per lavare i tappeti, perché sono abbastanza grandi e voluminosi. L'unico problema sarà farli asciugare. Ho anche pensato, se mi fermo in una zona del genere potrei lasciarli lì. Non penso che nessuno mi dica nulla. Non penso nemmeno che qualcuno entri in questi giorni. Però non sto qua e vabbè, forse è anche una mancanza di rispetto utilizzare un bagno pubblico come stendino privato. È anche vero che non ci passa nessuno, quindi insomma, in casi di emergenza come questo forse lo farei. Non penso ci sarebbe niente di male, ecco. Se lo facessi ad agosto o a luglio forse sì, però insomma. Vabbè, comunque poco male, perché tanto mi voglio spostare, mi voglio muovere. Oggi è una di quelle giornate dove il mare fa vedere in maniera totale la sua potenza e questa cosa per me è super affascinante. Io adoro il mare, adoro quello della Sardegna calmo per fare le gite in kayak e tutto, ma adoro anche il mare così potente, cattivo, arrogante, che fa vedere tutta la sua potenza e
niente, ci vediamo dopo. Eccomi! Allora, non so se riconoscete il posto, ma sono dove ero ieri, a Tana Bru, perché ho guidato un po', non ho trovato nessun posto. Vediamo se... No. Vabbè, domani scarico a Vardo o Vazzo. E qui hanno molta fantasia coi nomi. E c'è un paese che si chiama Vardo e un altro che si chiama Vazzo. Uno è prima, uno è dopo. Vabbè, comunque là c'è un'area sosta, quindi un'area di scarico e carico. Comunque niente, ho guidato un po'. E oggi bufera, ho guidato in condizioni abbastanza bruttine, però con calma. Mi hanno superato diverse macchine. Qui trovo che sia piacevole a livello non so come dire, a livello umano, non lo so. Quando c'è qualcuno dietro vuole passare, perché qui loro viaggiano, non ci sono cazzi. Io non ho fretta, vado con calma, non ho la loro esperienza, quindi è giusto che vada più piano ed è giusto che loro vadano più forte. E ogni volta che c'è qualcuno io solitamente metto la freccia
sempre che ci sia lo spazio per farlo. E loro passano e solitamente ringraziano. Prima c'è un tir, c'era un tir che mi ha fatto i fari e non c'era lo spazio fisico per farlo passare, o meglio, per lui secondo me c'era, per me no, cioè avrebbe dovuto sorpassare praticamente attaccato a me e io mi sarei dovuto spostare tutto a destra. Non me la sentivo sinceramente, quindi stavo un po' in mezzo al cazzo. Ero ai 60-70 sul ghiaccio, in curva, sul mare, un po' brutto, perché poi i tir spingono e ti fanno capire che vogliono passare. Se ci fossero state le possibilità l'avrei fatto passare, ma non ho trovato piazzole. Ne ho trovate un paio, ma quando l'ho visto ormai era troppo tardi e sarebbe stato pericoloso frenare. E quindi niente, pausa pranzo qua, anche se in realtà sono tipo quasi le 5 del pomeriggio. Però trovo che sia un vero peccato fermarsi a pranzo, dato le poche ore di luce. E quindi, vabbè, tanto mangerò poi più tardi. Per cena, là dietro di me la luna, è tornata la luna e che dire, dai, vado a lavorare un po' e soprattutto vado a stendere i vestiti perché se no non si asciugheranno mai, non i vestiti, scusate, i vestiti sono quasi completamente asciutti, magari due magliette ancora, i tappeti, uno l'ho messo in bagno e gli altri due vedrò di stenderli, vediamo.